Allora ragazzi, location inedita oggi, sono a casa mia a mare sul Dondolo, e perché la cosa bella del Salento è questa, avere il mare a 10 km, se vai a est 10 km, se vai a ovest 15 km, e se vai a sud ci metti un po' di più, ma a 40, a 35-40 km c'è Gallipoli, quindi dove vai vai, tranne che a nord, dove vai vai, in pochi chilometri sei a mare. Allora ragazzi, oggi vi leggerò alcuni commenti, no? E vi farò vedere come quattro imbecilli davvero riescono a condizionare l'opinione di un singolo, perché poi non, nei commenti, no? Non ci sono argomenti, tranne che in uno che poi vi leggerò, non è che loro argomentano, dicono le solite stronzate che dicono quelli e le ripetono in loop, così proprio risenti, anzi leggi le stesse parole che hai sentito e pronunciare a quei personaggi farlocchi. Perché? Perché è gente che non ragiona con la propria testa. Però cominciamo prima dal commento che mi ha scritto un interista sotto al video che ho fatto prima, no? Dove ho nel video di stamattina con l'Atalanta partita da ufficio inchieste. Questo sicuramente avrà visto il primo minuto, i primi 2 minuti di video e poi mi ha scritto questo commento: mai sentite tante calzature? Perché voleva scrivere cazzate, sicuramente il T9 gliel'ha cambiato in calzature. Quindi, mai sentite tante cazzate tutte insieme? Poi mi ha scritto: ignorante, il braccialetto lo devono indossare le persone ospitate dall'Inter. Cioè, io infatti gli ho risposto con delle faccine che ridono per dirgli: ma sei davvero un allocco, bello mio. Con tutto che sei interista, guardati il video e poi i commenti, altrimenti fai davvero una brutta figura. Comunque, vabbè, Graziano, mi rivedrà qualche volta altro in qualche altro video e capirà la stronzata che ha scritto. Allora, cominciamo con i commenti di ieri. E lo scandalo è che siete ancora impuniti, mi ha scritto questo. Basta. Guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parole. Perché, mio caro, perché? Perché? Dici il motivo, no? Perché io poi sentirmi dire da uno juventino, che l'Inter è impunita quando la Juve gioca in Serie A. Ricordiamoci che la Juve gioca in Serie A. Ricordiamoci che se al posto della Juve e 2 campionati fa ci fosse stato il mio Lecce, il Lecce non giocherebbe in Serie A adesso, il Lecce starebbe nei dilettanti. Però siccome bisognava salvare il brand Juve, Gravina ci ha messo del suo e la tua Juve, caro commentatore da strapazzo, la tua Juve gioca in Serie A, ok? Sull'Inter, grazie a Dio, non c'è niente, ci sono solo le stronzate che dicono i tuoi eroi, solo quello c'è, poi per il resto non c'è niente. Il rigore dell'Atalanta l'avete visto, l'hanno visto solo loro l'hanno visto, nessuno ha visto il rigore dell'Atalanta, neanche Gasperini ha visto il rigore dell'Atalanta, Gasperini che è uno che fa un casino, non ha visto il rigore dell'Atalanta. Gli atalantini, non ho sentito un video di un atalantino parlare del rigore dell'Atalanta. Hanno preso il risultato, hanno detto l'Inter è forte, complimenti, ma è una parola che voi non sapete dire, non sapete dire. Voi, frequentatori, no, dei canali di quei quattro personaggi farlocchi, non lo sapete dire perché dovete solamente sputare fango. Voi siete degli avvelenatori della società, avvelenate la società, buttate veleno nella società. Andiamo avanti. Ma lei, poi mi danno del lei, mi fanno sentire pure importante. Ma a lei pare regolare vedere il capo degli arbitri in tribuna con la dirigenza dell'Inter? Allora, rispondo anche a questa domanda. Il capo degli arbitri, Rocchi, quello che adesso viene fatto passare come uno che prendeva 20.000 euro l'anno scorso, quest'anno 500.000, immaginate, no? Gli arbitri si mettono in aspettativa sul proprio lavoro, diciamo, no? Lasciano, come devo dire, si autosospendono dal lavoro, non vengono più pagati dal lavoro, proprio viene sospeso lo stipendio. Immaginate se Rocchi avesse lasciato il suo lavoro per andare a prendere 20.000 euro all'anno a fare il capo degli arbitri.
Cioè, gli arbitri prendono 5.000 euro a partita e Rocchi prende 20.000 euro in un anno. Ma state bene, ma state bene, ma vi rendete conto che vi fate prendere in giro da quattro scappati di casa? Sono degli scappati di casa, ma voi vi comportate ancora più da scappati di casa, vi fate prendere in giro. Rocchi prende un sacco di soldi, prende più degli arbitri. Oh signore mio, davvero. A proposito, la risposta al commento. Rocchi, quel Rocchi che voi avete visto insieme all'Inter, è lo stesso Rocchi che hanno inquadrato a Juventus Como, allo stadium, alla prima partita della Juve, vicino alla dirigenza della Juve. E quello è la stessa persona. Quello non era il fratello, quello era Rocchi, il capo degli arbitri. Ok? È lo stesso, solo che lì tutti zitti, nessuno ha detto niente. Immagina se quei quattro imbecilli avessero, cioè, avessero potuto dire qualcosa. No, non hanno detto niente. Mentre subito, quando c'è stato Rocchi in tribuna d'onore nella partita dell'Inter, putiferio, tempesta, grandinata. Vedete che se ragionate con la vostra testa diventate più intelligenti agli occhi anche di chi vi sta accanto. Perché io mi immagino, mentre guidate con vostra moglie accanto, con vostro marito accanto, che dite: sti ladri, sti ladri, hai sentito che ha detto nel video quello? Ha detto che rubano, ha ragione. Invece voi dovete ragionare con la vostra testa, il braccialetto, ragazzi. E adesso ci arriviamo al braccialetto, a questo commento dell'amico Moreno. Il braccialetto è un qualcosa che serve come pass per entrare in tribuna d'onore. È nell'azzurro perché giochi in casa dell'Inter, ma tutti quelli che stanno in tribuna d'onore hanno quel braccialetto che serve come pass. Ma ora passiamo al commento che almeno ha argomentato un po' di Moreno. Ciao, Moreno Juventino. E io ragazzi, quando vi prego, vi supplico, quando scrivono dei commenti educati, non dovete rispondere male, perché ieri ho cancellato una risposta a questo commento, è infame, infame, perché finché uno offende, e neanche io lo lascerei perdere, ma ok, ci sta, ma se uno scrive un commento del genere, perché insultarlo? Ma dico, il calcio è bello perché si discute, no? Allora, ciao, Moreno Juventino. Che si fregia di essere ancor prima che tifoso sportivo. Ok, ragazzi, ben accetti, questi commenti sono ben accetti. Scusa, ma Zhang ha fallito oppure no? Primo quesito. Credo sia un dato oggettivo. Ragazzi, ci sta. Zhang ha, diciamo, non è riuscito a pagare un debito. Si è preso, oltre che si è preso l'Inter, il pegno, no? Quindi ci sta come commento, non ha detto niente di male, ecco. Ho appena finito, ecco, sentito, ho appena finito di vedere Studio Sport su Italia 1 e di Rocchi in tribuna non si è nemmeno parlato. Peggio ancora, nemmeno il rigore su Retegui hanno fatto vedere. Perché, caro Moreno, come ho detto prima, Rocchi no, cioè quel Rocchi che voi avete visto in tribuna è lo stesso Rocchi che avete visto in tribuna in Juventus Como. Rocchi va a vedersi le partite, va a vedersi le partite. È il capo degli arbitri e va a vedersi le partite. L'avete visto in TV, è stato inquadrato in TV anche allo stadium in Juventus Como, ok? Non è che Rocchi va lì perché è interista. Il rigore di Retegui, ma vi rendete conto che neanche l'Atalanta ha protestato per quello che voi chiamate rigore? Quello non era proprio un fallo da rigore. Ma di cosa state parlando? Cioè, non lo so, davvero sto dicendo. Dovresti spiegare come mai Beppe Marotta era a braccetto con Rocchi alla presentazione linee guida arbitrali. Dovresti, ricordatevi che è consigliere federale, Marotta, ricordatevi sempre. Dovresti giustificarmi come mai sempre sto Rocchi da 20.000 euro passa a 250.000 euro l'anno. Vabbè, questo da 500 Rocchi non prendeva 200.000, 20.000 euro l'anno, caro Moreno, non prendeva 20.000 euro l'anno. Rocchi prendeva già una bella somma, al massimo gli è potuta c'è stato un aumento, questo non lo so, ma davvero secondo te Rocchi prendeva 20.000 euro l'anno? Lasciate perdere le stronzate che vi mette nel cervello quello, altrimenti vi atteggiate di essere sportivi, ma non siete sportivi. Dovete pensare col vostro cervello, uno lascerebbe il proprio lavoro per andare a prendere 20.000 euro per fare il capo degli arbitri, cioè gli arbitri prendono 7-8 volte, 10 volte quanto prende lui che è il capo. Dai, ragazzi, stiamo un attimo
20.000 euro Rocchi non li ha mai presi. Rocchi è il capo degli arbitri e come minimo prende 200-250.000 euro l'anno, come minimo. Poi se ha avuto l'aumento, quest'anno non lo so, ma di certo non prendeva 20.000 euro. Però aspettate, dovresti spiegarmi con dignità sportiva se è possibile attaccare uno scudetto sulla maglia scucito da quelli condannati per aver fatto lo stesso reato che ha fatto l'Inter. Qual è lo stesso reato? Scusate, vedi, qua non mi spiega e non capisco. Però c'era una parte dove mi diceva del braccialetto. Vabbè, comunque, almeno questo sì, mi ha argomentato le cose, gliele spieghiamo le cose. Però ragazzi, non facciamo passare il messaggio che Rocchi si è andato a vedere Inter Atalanta su invito dell'Inter. Rocchi va a vedersi le partite degli arbitri. E come Rocchi stava a San Siro a vedersi Inter-Atalanta, stava allo stadio a vedersi Juventus-Roma. Ragionate, prima di scrivere un commento, ragionate, non vi basate sulle parole di quattro scappati di casa, quelli sono degli scappati di casa, non sono neanche juventini. Guardate, mentre uno penso che sia juventino, gli altri non sono juventini, sono persone che ci marciano su di voi, ok? Ci marciano su di voi, perché hanno trovato vita facile, cioè basta fare un video che convinci alcune persone a diventare come loro. Ma davvero volete passarvi una vita così triste come sono loro? Ma avete visto che vita che hanno? Il loro lavoro è intristire le persone e ci stanno riuscendo benissimo, si vede dai vostri commenti.